Bastian Contrario. Arnold Knights a Bastian Contrario. E non siamo neanche parenti. E anche oggi, pirate e pirati di terra di Radio di Lettura, salute a voi dalla vostra Ellie the Worst, sempre presente sulla sua scialuppa di Bastian Contrario, in scia a Radio Pirata, la radio nella radio, qui su yastaradio.com e su Radio RCS l'Onda Veronese. Ma presente anche in zona rossa di Radio 100 Passi, su CS Magazine con le sardine creative e sul podcast Radio Pirata, la radio nella radio. E cosa voglio raccontarvi da tutti questi approdi? Quale rotta voglio invitarvi a seguire, quasi fossi una pifferaia magica? Sì, perché viaggiare con me significa molto spesso credere di andare in una direzione e poi trovarsi all'improvviso in un'altra. A volte più fluida da incontrare, a volte davvero imprevista, altre volte quasi inaccettabile, almeno un primo incontro. E quindi... Oggi dove vi porterò con il mio bordeggio? Da dove partiremo, ma soprattutto dove approderemo tra racconti, riflessioni e considerazioni. Salite a bordo, aprite il cuore e lasciate alla deriva i pregiudizi. Salite, sì, salite a bordo, sedetevi comodi e lasciatevi portare dalle onde e dalle mie parole che creano per voi immagini, che evocano sensazioni, che aprono visioni. Sì, lo so da me che oggi l'ho fatta carica di aspettative l'introduzione, ma non a caso. Ho voluto proprio cercare di catturare la vostra attenzione e la vostra curiosità, disponendovi all'ascolto di uno di quegli argomenti che non mi stanco mai di rilanciare di tanto in tanto, con quel carico di importanza che rivestono per me. Oggi capita a moltissime famiglie di venire disgregate e altrettanto capita che i componenti di una si trovino per piacere o per forza ad aggregarsi costituendone altre. Dopo anni di liceità, di separazioni e divorzi, ci troviamo ancora come dei bambalei, termine dialettale particolarmente caro a mio marito, a rivendicare ruoli decaduti, a denigrare le nuove unioni, a cercare di annientare il proprio o la propria ex, a cavillare su inezie creando malumori, rabbia, rivendicazioni, tensioni, malesseri, quando non addirittura odio e desiderio di vera e propria vendetta. So già in partenza che questa puntata susciterà in quasi tutti voi una presa di posizione, una distanza se non razionale, quantomeno emotiva per quello che dirò. Ma so anche che poi le mie parole saranno lì nel tempo, come tarli, a ronzarvi dentro, tanto più fastidiose e intense quanto più cercherete di trovarle inaccettabili e di rifiutarle. Dai, su, cerchiamo di non prenderci in giro. Smettiamo di far retorica e smettiamo di metterci maschere superate da una vita. Tutti cerchiamo l'anima gemella, tutti speriamo in un rapporto duraturo che ci dia soddisfazione sotto tutti i punti di vista, quello emotivo, affettivo, sessuale, intellettuale, economico, progettuale, lavorativo. Tutti amiamo godere dell'intimità sessuale con il nostro o con la nostra partner e ci piace trovare e dare soddisfazione. Per cui, vi prego, lasciamo ad altre epoche castità e verginità, paradossalmente tornata di moda, che possono tranquillamente continuare ad esistere, ma che non devono essere considerati necessariamente valori aggiunti alla relazione. Anche quei maschietti un po' strani che vorrebbero avere amanti focose, passionali e capaci, ma che nessuno abbia mai toccato. Ma perché vi dovete raccontare questa enorme cazzata? Quando è che impareremo che molto probabilmente è meglio essere gli ultimi in una relazione piuttosto che i primi? O magari i primi e ultimi allo stesso tempo, semmai, perché quel che conta è ciò che si costruisce, è dove ci si ferma, è dove ci si sente liberi e a casa. Non dove si resta per forza o ci si frena o ci si nasconde o si finge. E quando impareremo a dire grazie a chi ci ha restituito la libertà quando la relazione aveva perso la sua base per esistere? Sì, grazie, 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 grazie e ancora grazie
proprio grazie. Grazie per non esserci presi in giro, grazie per le cose vissute insieme, grazie per ciò che abbiamo condiviso, grazie per i figli meravigliosi che ci siamo dati, grazie per i momenti indimenticabili che abbiamo vissuto insieme, grazie perché insieme siamo cresciuti e abbiamo imparato reciprocamente, grazie per esserci dati la possibilità di crearci una nuova vita. Grazie perché d'ora in poi potremo collaborare comunque per i nostri figli o diventare amici come non lo siamo mai stati. Perché, vedete, a mio personale avviso, c'è una differenza sostanziale tra amare ed essere in coppia. L'amore non ha confini. Non si può impedire al cuore di provare sentimenti d'amore per altre persone che non siano il proprio partner. Amiamo i nostri figli, i nostri familiari, i nostri amici e amiche, amiamo insegnanti che ci hanno aperto gli occhi o maestri che ci hanno insegnato a vivere, amiamo quella canzone, quel film, quella poesia, quell'attore, quella voce, quel pensiero, quel gatto, quella pianta, la luce di quel particolare momento del giorno, quella composizione, quel gioco, quel ricordo, quell'oggetto. Il nostro cuore è fatto per amare. Ma poi diamo voce a quella brutta bestia che si chiama gelosia, che se da un lato stare insieme significa sostanzialmente circoscrivere uno spazio invalicabile e privato come coppia, che è altro dalla possibilità di lasciar fluire amore per la vita e tutto ciò che contiene, dall'altro vivere di gelosia non significa altro che siamo persone che non conoscono il proprio valore, il proprio potenziale e l'ascendente che abbiamo su chi ci ama, se ci ama. Perché se non ci ama o non sa dove collocarci nella sua vita, personalmente trovo che farebbe cosa saggia, gradita e utile ad uscire dalla nostra. Perché ho affrontato due cose così importanti come l'amore e la gelosia? Beh, perché non sei soltanto tu, ma sono anch'io l'amore mio, come dice Vecchioni. Ed è così. Che nell'amare te devo gioire anch'io e sentirmi viva e valorizzarmi per splendere di luce propria accanto alla tua luce propria. Perché se io mi amo, esisto, mi permetto di esistere, sono, e se sono, posso dare, e la mia felicità nutre la tua mentre tu nutri la mia. Mentre la gelosia uccide. Uccide la nostra autostima, uccide la fiducia, uccide la gioia di vivere, uccide la speranza, uccide il futuro. A volte uccide e basta. E poi ascoltate nel suono, anche se non c'entra con l'etimologia reale della parola, gelosia, gelosia. Gelo, la morte è gelida, l'insensibilità è gelida, l'assenza è gelida. Sì, la gelosia è una brutta parola e un pessimo sentire che induce in peggiori azioni. Bene, fatto il punto su questo primo passaggio, posso passare al secondo. Abbiamo capito che lasciarci non è così inaccettabile o negativo? Che rivalersi sull'ex non ci riporterà nessuna felicità? Che finché nutriremo rancore e gelosia non saremo liberi di amarci e di godere della vita? Avete mai pensato in termini di bilancio che i minuti che viviamo sono un numero incalcolabile e sconosciuto, ma comunque limitato? Avete mai pensato che ogni singolo istante che spendiamo a inveire, a maledire, a danneggiare chi che sia, in realtà stiamo derubando noi stessi dell'opportunità di godere e di vivere in modo positivo quello stesso tempo? Probabilmente ci sarà qualcuno pronto a dire: non sai quanto starei bene a vedere la mia ex che striscia, non sai quanto godrei a mandare in rovina il mio ex. Ne siete proprio sicuri? Sareste disposti a sprecare anni della vostra preziosissima e irripetibile vita per questa cosa che, senza voler offendere nessuno, io trovo piuttosto vergognosa eppure ridicola? Vergognosa perché la cattiveria e la vendetta, pur essendo sentimenti umani, sono tra quelli che proprio in quanto umani dovremmo controllare e sostituire con altre capacità, come la comprensione delle cose o la compassione,
anche per non inquinare la nostra stessa vita di semi, i cui frutti molto difficilmente saranno dolci. È ridicola perché insensata, inutile, inappagante e, a mio avviso, scusate se mi permetto, superata. Qual era un tempo la necessità oggettiva di avere una moglie giovane e vergine? Non era forse quella di addestrare la moglie a servire il proprio marito secondo le sue specifiche esigenze e di garantirsi la paternità dei nascituri senza equivoci al fine di non mantenere figli d'altri? Non era quella di avere qualcuno cui lasciare la propria eredità e il proprio nome? E questo non garantiva alla donna la sopravvivenza che per secoli d'amore poco si è parlato nelle famiglie? Ricordiamoci i matrimoni combinati, la dote che accompagnava le fanciulle, le vedove che sostituivano il proprio defunto marito col fratello di lui o i vedovi con la sorella o la cugina di lei. Poco si aveva a che fare con la scelta della persona con cui si sarebbe passata la vita. Molte volte neppure si conoscevano gli sposi. In alcune culture la madre sceglieva la sposa per il figlio, che chi meglio di lei ne conosce il carattere, i gusti e le necessità. Quindi sì, la moglie e il marito erano l'una la proprietà dell'altro e l'uno la sopravvivenza dell'altra. Hai voglia a non esercitare potere e possesso? E ci sarà un perché se in diritto l'amplesso veniva definito dovere coniugale e non godimento coniugale. Ma ora davvero non siamo in grado di comprendere che crescendo si cambia e che se non si cambia insieme c'è la possibilità di cercare altro o di stare meglio da soli? Che a volte succede, non necessariamente, ma succede di essere abbagliati dalla bellezza, dall'innamoramento, dall'ebbrezza della giovane età, dall'inganno del mettere in mostra tutto il pacchetto dei pregi, lasciando in ombra i difetti, fino a quando non balzano inattesi in proscenio a guastare tutto il sogno condiviso. Cosa c'è di male nel lasciarsi? Cosa c'è di inaccettabile nell'ipotesi di ricominciare? Non dico che non sia doloroso, sia chiaro, almeno per uno dei due è doloroso. Dei figli dirò dopo, ma a che vale perdere se stessi inseguendo chi non è più per noi, distruggendolo come se questo potesse in qualche modo ricostruire la nostra vita? Passaggio successivo, solo per chi è legato indissolubilmente dalla presenza dei figli. Sì, perché se si è poco poco genitori, poco poco nel senso che si provi un minimo di sentimento e di trasporto verso i propri figli, sentimento che ahimè purtroppo non appartiene a tutti, questo dovrebbe essere l'asticella che segna il limite invalicabile del cattivo agire. Quando si ama, quando si dice che si vuole bene, si sottintende che si vuole il bene di quella tal persona. E di cosa hanno bisogno i figli per stare bene, per crescere bene? No, non necessariamente di una mamma e di un papà etero come molti pretendono, caratteristica che appare irrilevante soprattutto osservando come si comportano certi padri e certe madri. I figli hanno bisogno di amore, di armonia e di collaborazione dei genitori. Se i bambini diventeranno il nostro scopo, non potremo più fare guerre. Questo dice il mio maestro. Di questo sono profondamente convinta anch'io. Ma le guerre non sono solo quelle della Siria o dell'Eritrea. Guerre atroci sono anche quelle scatenate nelle famiglie che si spaccano, fomentate da avvocati senza scrupoli né sentimenti. E le parti si attaccano e si odiano principalmente perché non si assumono le proprie responsabilità, ma attribuiscono ogni colpa all'altro. Non serve essere brutte persone per arrivare a lasciarsi, e subire fino a scoppiare e poi mandare tutto a carte 48 non è un'azione meritoria. Perché, tornando a Vecchioni, dimenticarsi di se stessi ci priva della gioia di vivere e di far godere l'altro della nostra presenza. Forse non siamo stati capaci di comunicare le nostre esigenze, forse non siamo stati in grado di accogliere quelle dell'altro, forse ci siamo riempiti di false aspettative e in quanto false ne abbiamo subito la costante insoddisfazione. E essere traditi non significa necessariamente che chi ha tradito sia inaffidabile e leggero. Forse siamo cambiati talmente tanto da non dare più a quella persona ciò che l'aveva fatta innamorare di noi. Nessuno mette a rischio ciò a cui tiene davvero, per cui smettiamo di fasciarci la testa con le classiche frasi «Ah, me l'ha portato via!
sta con lui perché è più ricco di me e via dicendo. Perché a meno che la persona che ci ha lasciato non abbia gravi problemi di personalità, nessuno può far fare ad un altro ciò che non vuole fare. Non sapete in 40 anni quanti abbiano cercato invano di farmi mangiare di nuovo la carne, ad esempio. Aspetta, sembra che io stia facendo l'elogio alla separazione. In realtà proprio no, ma arrivati al 2021, dopo più di 50 anni di storia di divorzi, credo sia tempo di imparare a gestire divorzi indolori e famiglie allargate, questione che si pone esclusivamente laddove ci siano dei figli che fanno proseguire in un'altra veste la relazione di coppia già esaurita. Certo, esistono anche disgraziati, insicuri e violenti le cui gesta innominabili fanno notizia, ma mi rifiuto di considerarli regola o normalità. E tornando a noi, credo sia tempo di immaginare e imparare un'attenzione nuova e saggia per valorizzare il comune vissuto, tanto da diventare, come dicevo, amici e collaboratori, anziché nemici giurati, al fine di far sì che tutti si possa stare meglio. Soprattutto i figli, per i quali è necessario rimanere genitori a prescindere dagli eventi. Distruggere psicologicamente, moralmente ed economicamente l'altro genitore, impedendogli la serenità e le energie per poter essere un buon genitore, è un enorme danno anche e forse soprattutto per il sano sviluppo dei propri figli. Negare certe libertà o certi favori o certe collaborazioni ai figli per non accondiscendere a ipotetiche richieste dell'ex, ancora una volta lede i propri figli. Sì, sempre quelli che a parole amiamo così tanto. E quindi diventa fondamentale non scannarsi tra ex, ma sostenersi a prescindere, perché i nostri figli hanno bisogno di due buoni genitori, entrambi forti, entrambi sani, entrambi sereni. Collaborare dovrebbe diventare la parola d'ordine. Riuscire poi ad essere così sereni e emancipati da venirsi incontro, mettersi d'accordo con flessibilità, con semplicità, come si farebbe con gli amici, sarebbe una grande conquista. Poter festeggiare tutti insieme compleanni, eventi, festività, magari anche con zii e nonni di entrambe le nuove famiglie, sarebbe essere promotori di interezza e integrità dei sentimenti e della personalità dei figli e occasione di serenità per loro. E sarebbe allo stesso tempo essere anche promotori di una società sicuramente più positiva e accogliente. Ma manca ancora l'ultimo dei passaggi. Forse, fino a quello precedente, pur con le riserve che purtroppo appartengono ai più, una fantasia l'abbiamo già fatta tutti. Ma c'è una cosa che va ancora oltre a questa rosa e auspicabile fantasia. Quando c'è una separazione in corso, la maggior parte delle volte non solo si schierano l'uno contro l'altro i coniugi, ma anche le rispettive famiglie di appartenenza, come se fosse possibile cancellare tutto, negare il passato e annientare il presente. Ma nel presente ci sono questi figli, questi bambini, più o meno piccoli, e ci sono i loro genitori più o meno arrabbiati, e ci sono i loro nonni e zii. E la cosa meravigliosa è che nonni e zii sono parimenti nonni e zii di questi bambini, a prescindere a quale delle due branche familiari appartengano. Perché anche se non ci si vuol pensare, grazie alla discendenza, il nostro sangue, il nostro DNA in quei corpicini si è mischiato con quello degli altri parenti, rendendoci in un certo senso tutti consanguinei, rendendoci famiglia anche contro la nostra percezione e volontà, come se un vino bianco e un vino rosso fossero stati mescolati in un unico bicchiere. Non si potrà più fare il passaggio inverso, andare a ritroso. Quel vino bianco e quel vino rosso saranno per sempre un tutt'uno, unendo loro malgrado per sempre quei due bouquet un tempo distinti. E dovremmo comunque avere rispetto e considerazione reciproca per questa famiglia che, magicamente, è un'estensione della nostra e per la quale
noi siamo altrettanto. Ma riconoscere questo valore è cosa che ben pochi sono disposti a fare. E il punto resta sempre quello di aprire, accogliere, accettare, includere. La diversità, la novità, l'imprevisto, il discutibile, il fastidioso e collocarli nelle caselle della molteplicità delle esistenze che concorrono a formare la nostra. Comprendere che sì, le cose cambiano, ma volendo possiamo esercitare la benevolenza, la curiosità, la costruttività, possiamo imprimere un cambiamento profondamente significativo nella vita di chi ci è più caro. Possiamo aprire un varco al cambiamento nelle vite di chi ci conosce e dare il via a un circolo virtuoso di trasformazione della società che si rifletterebbe anche in ambiti diversi, ma comunque modificando le relazioni e favorendo, una volta tanto davvero, le nuove generazioni.